Il periodo natalizio è sinonimo di gioia, serenità, feste in famiglia. Siamo quotidianamente circondati da immagini di persone felici che festeggiano in armonia intorno a tavole imbandite. Ma il Natale non tutti lo vivono allo stesso modo. Intorno a noi coesistono realtà ben diverse, perché lontanissime da quella serenità che il Natale infonde nei cuori di tutti. Realtà crude, aride, pure, che noi tutti però abbiamo il dovere di trasformare, illuminandole con la grande luce che annuncia la nascita di Gesù. Quella luce che porta felicità e speranza. Uniche armi, capaci di sconfiggere e annullare tutte le sofferenze del mondo. Un cammino faticoso, forse anche ideale, ma che se percorso con tenacia, porterà sicuramente a rendere diverso questo Santo Natale.
chi piace il panettone? Con caminio, per i regali, per il panettone, un altro pensiero? Perché c'è la neve, giustamente. Io amo il Natale perché nel suo arrivo sono felice. Ci sono mille motivi per cui si possa amare il Natale. Io amo il Natale per gli odori, i sapori, i mostaccioli, adoro perché non vado a scuola, per i regali, per la neve, quando cade all'improvviso e soprattutto se cade. Ma soprattutto amo il Natale per quell'aria frizzantina e carica di entusiasmo e per la voglia di stare insieme in modo semplice. Thank you.
è Natale. Ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale. Ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale. Ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale. Ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale. Ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale. Ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. Thank you.
Allora, dovete sapere che Francesca ci ha guardata così, è un po' difettosa, nel senso che quando esce vorrebbe vedervi un po' con le mani in alto, non è la rapina, mani in alto, mi raccomando, quando esce tutti con le mani in alto, più su che potete, se no soffrendo, poi siamo qui per 2-3 giorni a fare sempre la stessa cosa. Vivo, vi proviamo. Mani in alto, su, le Allora adesso la fila alla mia
Francesca, ci fermiamo un attimo a pensare che il Natale purtroppo non tutti lo vivono allo stesso modo, perché il Natale non è solo felicità, gioia. Thank you.
attenzione, perché queste sono le note del ritornello della canzone che vorremmo cantare insieme a voi. La canzone fa così. Thank you.
contro la povertà e la discriminazione. Egli, non ancora vescovo di Mira, si trovava presso il villaggio di Patara per ritirare una cospicua eredità. In quei giorni si venne a sapere che un contadino, poverissimo, non aveva soldi per dare una dote alle tre figlie. Quindi fu obbligato a dare le sue tre figlie a un padrone che le avrebbe avviate alla prostituzione. Informato di questo, San Nicola andò di notte alla casa del contadino e vi gettò tre sacchi d'oro, uno per ogni figlia. Al rumore del secondo sacco, il contadino lo vide lanciare l'oro prima di allontanarsi. E il mondo seppe così che San Nicola era il benefattore che aveva assicurato un futuro a quelle bambine. Il modo inventato da San Nicola per dimostrare la sua generosità in quella vigilia di Natale venne ricordato e tramandato nel corso dei secoli da una generazione all'altra e da un paese all'altro. Così, ogni Natale, con l'usanza di scambiarsi i regali, si celebra il più grande di tutti i doni che Dio ha fatto a tutti noi: la speranza e la gioia della salvezza. Fate sentire i campanelli. Santa Cruz.
ringrazio innanzitutto la Provoco che ci ha portato qui e finalmente siamo riusciti a fare questo concerto a passo girato, visto che l'anno scorso c'era un po' di neve, quindi siamo riusciti. Ringrazio di cuore anche Paolo che ci ha portato qui in chiesa. E noi siamo una piccolissima associazione, il nostro è il terzo anno di vita. Siamo nati da un coro parrocchiale, poi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, questa strada, e speriamo insomma di avervi lasciato un sorriso in più questa serata. La nostra associazione si chiama Bilingue, come avete visto prima. Bilingue significa chiedere. Abbiamo preso spunto da una canzone che dopo vi facciamo ascoltare. E che dire, questa sera siete stati qui con noi, avete cantato, vi siete divertiti, ma la cosa più importante, avete pregato insieme a noi, perché il senso della Christian Music è quello di pregare cantando, di stare bene insieme e di essere tutti più uniti, praticamente. Grazie. Allora, noi facciamo ascoltare l'ultima canzone, come vi dicevo prima, si intitola We Believe, noi crediamo, è la canzone